I numeri, lei dice, non vanno guardati in questo momento, però contano qualcosa. Ottavo risultato, direi, consecutivo. Sì, innanzitutto lasciami fare una dedica speciale per il nostro magazziniere che ieri ha avuto una perdita importante in famiglia. Ci tengo a dedicargli questa vittoria perché veramente lui è uno dei nostri, uno che lavora tanto per noi, fa tanti sacrifici per noi e noi in questo momento gli voglio dire che gli siamo molto vicini. Per quanto riguarda i numeri, è vero che stiamo facendo bene, sono contento, anzi sono orgoglioso, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra, questo è un cammino difficilissimo. Oggi è stata una grossa prova da parte dei miei ragazzi, forse un rammarico nel primo tempo che quando arrivi 5-6 volte dentro la retta piccola devi essere un po' più cattivo, non puoi finire una prima frazione giocata a questa intensità, a questo livello tecnico, solo 1-0, perché poi il Soramo, al di là del risultato finale, sembra un'ottima squadra che sta facendo un ottimo cammino, però mi va solo di fare i complimenti a questi ragazzi che oggi veramente sono stati straordinari. Mister, nelle ultime gare la difesa ha concesso veramente soltanto le briciole agli avversari. Questi tre ragazzi lì dietro sembra che giochino insieme da una vita. Stanno facendo bene, stanno crescendo partita dopo partita, ma come è giusto che sia quando un giovane inizia a giocare un campionato del genere, parti con degli errori, pian piano capisci che quegli errori non li devi fare più e cresci, cresci di fiducia, cresci di personalità. Però io penso sempre che, l'ho sempre detto, noi abbiamo una qualità importante che attacchiamo con tanti giocatori, però quando c'è da difendere anche i tre giocatori lì davanti si sacrificano tanto e vedete che a fine partita arrivano sempre stremati, anzi forse. Voglio spezzare una lancia fuori questi giocatori offensivi che forse sbagliano tanto sotto porta perché veramente devono occupare tanto campo, devono difendere veramente dietro la linea della palla e gli chiedo tantissimo in fase di possesso. Quindi aiutano i tre difensori, ma anche, voglio sottolineare anche la prova dei due quarti, Loncini e Pietrantonio che non hanno fatto un'ottima prova, ma questa è una squadra che difende insieme e attacca insieme e si stanno vedendo i risultati. Ecco, come giudica la prova di Galesio che quest'oggi ha fatto un assist, non ha fatto gol, però ha fatto una prestazione sontuosa lì davanti. È stato determinante, ma l'ho detto prima. I giocatori lì davanti, in primis Luis, in fase non possesso si sacrificano tanto e in fase possesso sono veramente importantissimi per noi, perché soprattutto Luis ci pulisce quelle palle sporche che escono dalla nostra linea difensiva, ci fa giocare veramente bene. Sta essendo pure decisivo sotto porta, o con assist o con gol. Lui è uno che si porta dietro dentro la rigore sempre due difensori centrali, quindi libera lo spazio per gli altri giocatori. Quindi è un giocatore importante, ma un giocatore veramente che in questa categoria ha sempre fatto la differenza. Quindi sono contento di averlo in rosa, ma come sono contento di avere in rosa tutti i giocatori che sto allenando. Ed ora c'è un'altra trasferta che il Teramo dovrà affrontare con la solita mentalità. Per forza, per forza, con la solita umiltà, col solito rispetto dell'avversario, perché andiamo a fermo. A Fermana è una squadra veramente solida, allenata da un ottimo allenatore. Ripeto sempre, questo è un campionato dove ogni partita devi giocare. E oggi, per dirti, l'Avezzano ha pareggiato in casa, anche se era un derby, però ha pareggiato sempre in casa con l'Aquila. Quindi non dobbiamo assolutamente guardare la classifica. Dobbiamo, come ho detto prima un tuo collega, dobbiamo cavalcare questo giusto entusiasmo che c'è, però senza farci fare voli pindarici, perché questo non lo possiamo fare.